Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci giriamo? Ciao Presidente. Mi entra libero. Al contrario, Presidente. Al contrario, Presidente, gentilmente, perché c'è il sole. Così è meglio con la luce. Aspettiamo. Ok, c'è un gran forno. Sì. In gran forma. Ho perso 5 kg, guarda che abbiamo fatto un buco in testa. Presidente, che Palermo ha preparato per i tifosi? Lo vediamo in questi giorni qua, un Palermo più forte dell'anno scorso, ci mancano ancora due ciliegine che devono arrivare, spero arrivino per questa settimana. Una è arrivata in queste ore, Brugman? Beh, quelle sono già fatte, insomma, Bulma, Ilmark arriverà penso lunedì, martedì. Lo svedesino sempre, poi ci manca sempre ancora il difensore e l'attaccante. Sono ciliegine italiane o straniere? Direi che quella italiana non c'è quasi più, perché l'Empoli non me l'ha data, sono straniere. Senta, è un Palermo che l'Empoli non ci ripensi, per cui. Ma qual è la distanza con il difensore dell'Empoli? Beh, noi non andiamo oltre quella cifra. 4? 3. Quindi c'è margine di trattativa per Tonelli? No, se loro a quella cifra lo lasciano va bene, altrimenti lo tengono, abbiamo altre soluzioni. Invece l'attaccante, Presidente? L'attaccante lo stiamo chiudendo. Non è Calleri? Potrebbe essere anche Calleri. Insomma, con questi nomi un Palermo che può aspirare, può ambire a quell'Europa che lei ha preannunciato anche prima dell'inizio della campagna acquisti? Ma speriamo, perché ci troveremo secondo me con una difesa molto più forte, con un centrocampo ancora più forte. Dobbiamo solo sostituire uno che si chiama Dybala con l'attacco, ma io penso che tra i Koski, i Cassini, chi arriverà lì davanti, Bentivegna, che comincia a venire in più, avremo una squadra sicuramente forte anche quest'anno. Ma quando il rinnovo, al prolungamento per il portiere Sorrentino? Non dovete mai più parlarmi di prolungamenti o di che porta una sfiga da una miseria. E allora quando la firma di Sorrentino? Neanche di quella, porta sfiga anche quella. E invece Maresca? Maresca è un giocatore che ha dato tanto al Palermo, io gli ho già parlato al telefono, gli stiamo cercando una soluzione dove lui possa ancora giocare. Mi dispiace vedere un giocatore della qualità di Maresca che si è messa in seconda linea, insomma, ecco, per cui ci sono delle soluzioni sui giocatori in uscita che stiamo trattando, ringraziandoli tutti perché hanno dato tanto al Palermo, però se non c'è posto in una squadra del Palermo del futuro devono rendersi conto. Vasquez Belotti ti sembra già una soluzione interessante? Beh, Vasquez Belotti è un altro. litigherò con Iachini perché io voglio fare più gol e lui vuole prendere di meno. Invece l'anno scorso ne ha presi un sacco. D'altra parte l'anno scorso tu hai detto è inutile che prenda tanti attaccanti perché lui gioca con Vasquez e un altro. No, vabbè, avevamo due attaccanti che l'anno scorso, però ecco, dobbiamo lasciare spazio a Belotti e a chi arriva. Ha parlato della distanza con Tonelli, ma la distanza per Calleri quant'è? Perché sembra quasi. Non ci sono distanze per Calleri. Abbiamo tre soluzioni, per cui dobbiamo scegliere noi una delle tre. Può darsi che davanti a Calleri ci sia un'altra, per cui stiamo lavorando forte, non è una questione di cifra. Sono giocatori sudamericani che ha visto Gerolin in giro? Ma sono giocatori che ho visto io, che ha visto lui e che stiamo lavorando. Senta, guardando. Perché se non abbiamo detto niente ci sarà un motivo. Guardando il lotto del campionato, insomma la griglia di partenza, il Palermo dove lo vede? In che senso griglia di partenza? Griglia di partenza del campionato, le squadre Inter Milan sono rafforzate, però ci sono delle neopromosse. Insomma, secondo lei il Palermo cosa può fare? Ma se viene a giocare in Milano noi giochiamo per vincere, se andiamo a giocare a Torino con Juventus andiamo a giocare per vincere. Questo che io chiedo a Iachini. Top, chiuso. Abbiamo una squadra forte. Iachini, scherzando, ha detto stiamo facendo delle tattiche particolari per evitare i tanti pali di cui siamo campioni del mondo. No, poi abbiamo un vantaggio rispetto agli altri, che i giocatori conoscono Iachini e conoscono il gioco ormai a memoria, per cui dobbiamo solo perfezionare un qualcosa e non inventarcelo. Ok? Grazie. Grazie.